Buongiorno a tutti e a buon risentirci, grazie agli amici che fanno musica, mi hanno lasciato qualche minuto di vantaggio e ne ho approfittato per cominciare la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, la seconda parte, quella che tratta del libro dell'Anticristo. Abbiamo già parlato del libro dell'Anticristo delle prime parti, la prima parte è il Vangelo dell'Anticristo, abbiamo parlato dell'universo, l'essere, l'entità, la natura, il quarto stadio di sviluppo della specie umana, il quarto livello l'altro mondo, il luogo d'origine del male, che cosa sono le linee di tensione, coscienza di sé e coscienza del sé, che cos'è il bene, il male e l'Anticristo. Abbiamo definito tutta questa visione all'interno del Vangelo dell'Anticristo. La seconda parte, la via umana per divenire eterni, abbiamo parlato del progetto dell'Anticristo, il mondo circostante, che cos'è la verità, il potere di essere, il potere di avere, oggettività e soggettività, superiore o psichistico, i guardiani, chi sono i guardiani, questioni sulle sostanze chiamate droghe. Nella terza parte abbiamo trattato la fondazione della libertà, libertà come divino. Un aspetto, che cos'è la conoscenza, dialettica di divenire, tentativo di definire la teoria della dipendenza, adattamento soggettivo alle variabili oggettive, l'attenzione a proposito dei sentimenti, riflessione di un psichista sul sistema sociale umano. Nella quarta parte abbiamo già trattato energia vitale e materia, ereditarietà, rinascita e coscienza della specie. Una domanda per gli psichisti la tratteremo oggi. E abbiamo parlato dei cristiani e psichisti attraverso una riflessione, discorso e considerazione su alcuni aspetti della percezione, che sarà quello che andremo a leggere in questo momento. Abbiamo parlato della nascita e conoscenza di essere slegati dalla vita animale e vegetale, ed anche di questo ne parliamo in questo momento. La quinta parte del libro dell'Anticristo, la menzogna cristiana sulla realtà di Dio, che tratta del commento di alcuni passi della critica alla ragion pura di Kant, li tratteremo dalla prossima volta. In questo momento partiamo col discorso e considerazione su alcuni aspetti della percezione. Ricordo che la quarta parte è l'Anticristo e il mondo circostante, cioè in pratica è il tentativo di descrivere com'è il mondo circostante visto dal punto di vista dell'Anticristo e di quanto l'Anticristo propina, cioè che cos'è l'Anticristo? È necessità all'interno della libertà, cioè la libertà all'interno della specie umana. Per cui la visione dell'Anticristo supera quella che è la materia e la forma per definire le forme dell'energia, le forme delle coscienze, il divenire degli esseri. In discorso e considerazione su alcuni aspetti della percezione, trattiamo di alcune cose che restano in sospesi attraverso la percezione, cioè alcune domande che si chiede una persona che va ad alterare la percezione. Io non so attraverso quale meccanismo gli esseri umani concepiscono materia ed energia vitale e come, secondo la percezione umana, la materia si trasforma in energia vitale e viceversa. Ma so per certo che per la specie umana e la sua percezione l'energia vitale si trasforma in materia e la materia in energia vitale. Non so nemmeno se questa trasformazione sia oggettiva o se il rapporto intercorrente fra energia vitale e materia sia soltanto la percezione del vedere umano a percepire, descrivere e definire quella trasformazione. Mi calo nell'impressione che non esista differenza fra energia vitale e materia, ma che l'uno e l'altro siano la stessa cosa, pur concedendo che in un dato momento abbiamo un'organizzazione strutturale diversa. Qual è dunque la realtà del mondo circostante? È il mondo razionale della materia, dove ogni oggetto ha un suo posto, un suo ordine, o è quel guazzabuglio in continuo movimento determinato dalla percezione dei sensi? E inoltre, qual è l'aspetto del mondo reale in grado di essere percepito dai miei sensi? È il mondo in cui quotidianamente agisco o sono i mille mondi dei miei sogni in cui spesso tutto è indefinito, qualche volta senza forma, qualche volta grandioso e capace comunque di coinvolgere tutti e cinque i sensi? Ancora, se la materia è energia vitale e l'energia vitale è materia, chi mi assicura che io, girando l'angolo della percezione, non percepisca lo stesso mondo della realtà quotidiana in forma e sostanza completamente diversa? Ancora, io guardo un uomo e ne afferro la forma e asserisco, mediante l'esperienza, che quello è un uomo
E quando io vedo quella leggera differenza che contraddistingue la materia immota da quella vivente, non solo per affermare che quello fosse un vivente, ma fossi tanto esperto da poter affermare con assoluta sicurezza quello che sia un uomo fino a definirlo in sé. Tutta la filosofia per 2500 anni, dai tempi dei pitagorici, si è sempre divisa fra assertori della scienza, matematici, biologici, biologi, geometri e osservatori della percezione, empiristi. Eppure gli empiristi sono sempre partiti dal presupposto che i sensi, fonte della percezione, fossero ciò che sono e non modificabili. Chi modifica i sensi e per conseguenza la percezione del mondo circostante viene definito pazzo, al di là che la scienza moderna possa trovare dei corrispondenti meccanici, oltre che biologici e fisiologici, tali da modificare la percezione stessa. Anche se la scienza moderna, attraverso farmaci o azioni meccaniche e psicologiche, tende a ricondurre in queste persone la visione del mondo entro i limiti socialmente imposti, recuperando questi individui come carne da lavoro, non significa che non esiste una diversa percezione della realtà o la realtà percepita in modo diverso. Significa soltanto che questo modo di percepire la realtà non è funzionale al potere costituito, e comunque in molti casi crea difficoltà di sopravvivenza alle persone stesse, leggi emarginazione. Però, se vengono messe le catene agli occhi dell'intera umanità, ciò non significa che la visione dell'intera umanità sia la visione dell'intero mondo reale, ma piuttosto che sia la visione del mondo cui le catene impongono. Il discorso vale per ogni organo di senso. L'abitudine storica di guardare il mondo della realtà quotidiana è sufficiente a garantirci che questo è l'unico modo possibile? O potremmo invece dire che questo è l'unico modo in cui può venire a formarsi un potere costituito per il controllo e il comando dell'umanità? Poniamo ad esempio il Sole. La scienza moderna afferma che il Sole è una stella con determinati parametri di grandezza, luminosità, calore, eccetera. In alcune credenze precristiane il Sole era un Dio, un essere vivente, con una propria coscienza, con una propria consapevolezza, con un proprio potere di essere. La scienza può dimostrare indirettamente ciò che afferma del Sole, può dare un certo numero di prove a dimostrazione delle sue affermazioni. Sono prove che tutti possono accettare, perché si basano su misure e metodi oggettivi comunemente accettati dai sensi del mondo del quotidiano. La scienza afferma. Non c'è nulla di mistico nel Sole, anzi, aggiunge, se i mistici affermano che il Sole è un essere vivente, diano una dimostrazione oggettiva come noi facciamo con le nostre affermazioni. Come si può dimostrare che il Sole è vivo? Sempre che si possa raggiungere un accordo per tale idea. Certo che se il Sole dicesse Abramo devi ammazzare Isacco, allora si potrebbe pensare che il Sole sia vivo, dal momento che interferisce nelle faccende umane, e noi potremmo dire agli scienziati, vedete, constatate, il Sole ha parlato, dunque è vivo. Imputare al Sole interessi umani o interferenze nella vita umana, più che l'affermazione dell'essere vivo del Sole, è un considerare il Sole un essere grandioso solo per alzare l'uomo alla stessa grandiosità, donde alcuni uomini si fanno portavoci della grandiosità, diventando più grandiosi degli altri attraverso il gioco di interpretazione dell'imperio dell'essere grandioso. Tutti gli altri esseri umani in ginocchio, davanti a questi in assoluta obbedienza. Ben meschina prova sarebbe, semmai sarebbe la prova che l'essere umano, o meglio il suo comando sociale, è grande quanto il sole, tanto da costringerlo a volgere l'attenzione all'essere umano stesso. La scienza non può dimostrare se il sole sia vivo, come non può dimostrare che non lo sia. Può dimostrare, perché nulla sta a smentire, come egli non interferisca direttamente nelle azioni umane, come il cristiano, nella realtà quotidiana, pensa che egli, se fosse vivo, interferirebbe. Come i cristiani affermano, interferisce il loro Dio nelle azioni umane. A prescindere dal fatto che mentre il Sole è una realtà, anche nel mondo della scienza il Dio dei cristiani è solo un'idea. Al di là da dove nasce, che non è argomento di questo testo. Un'azione del Sole nel mondo degli uomini, riferita in termini del comando sociale, implicherebbe un interesse specifico del Sole nelle azioni umane, non nella loro esistenza come genere, ma nello specifico come singoli esseri. Esistono delle interferenze di un individuo con tutta una specie presente al suo interno, ad esempio l'equilibrio della flora batterica dentro il proprio stomaco. Tale equilibrio è necessario ai fini dell'equilibrio fisiologico dell'individuo. Ma non si agisce sui singoli batteri.
Da questo presupposto si potrebbe affermare che se la specie umana fosse in grado con l'essere sole, fosse in rapporto con l'essere sole, questi potrebbe agire in caso di pericolo della specie umana, e qualora la specie umana costituisse un pericolo per l'equilibrio fisiologico dell'essere sole. Noi, come esseri umani, di tale intervento saremmo in grado di percepire mutamenti della situazione oggettiva, tali da favorire lo sviluppo della specie o tali da impedire o bloccare lo sviluppo della specie stessa. I motivi di tale scelta dell'essere sole non rientrano nella sfera dei bisogni della specie umana, ma nei bisogni specifici della coscienza di sé dell'essere sole. La specie umana potrebbe leggere gli effetti per essa cause atte a favorire o bloccare il proprio sviluppo, ma per comprendere la volontà e la coscienza di sé degli esseri della specie umana dovrebbero coincidere con la coscienza di sé dell'essere sole. La scienza può dimostrare come lo sviluppo di effetti emanati dal sole sono dovuti a modificazioni fisiche del sole stesso. Non può dimostrare l'esistenza della coscienza di sé dell'essere sole o della volontà del fare. In altre parole, dell'essere sole, scusate, come essere vivente, come comunemente inteso dalla ragione. I miei sensi, così come sono usati nel mondo del quotidiano, non risolvono il problema. Sentendo il calore emanato dal sole, osservando gli effetti di luce sull'atmosfera all'alba e al tramonto, giungo alla conclusione che il sole dà calore e genera effetti di luce piacevoli, nulla più. Se io altero la percezione soggettiva nelle stesse visioni di cui sopra, ricevo messaggi ben differenti. Innanzitutto, la luce del sole è uguale a quella di ogni altro essere vivente, esseri animali e esseri vegetali, ad esempio. Vi ho già letto oggi pomeriggio: i pagani erano sole e sole diventeremo. Solo più possente, percepisco vibrazioni molto violente lungo la colonna vertebrale, quasi si fosse creata una corrente empatica fra me e il sole. La pelle riceve una pressione della luce del sole. Alla fine i suoni spariscono e mi ritrovo circondato dalla luce del sole, e io so come quella sia la luce del sole, quante storie emergono. Poi mi sveglio dalla visione e tutto torna normale, il sole è solo una palla di fuoco nel cielo che dona un calore piacevole. Cos'è la pazzia? O non è solo un altro modo di percepire la stessa cosa da un'angolazione percettiva diversa? Ci sono molti esempi di percezioni diverse dal reale del quotidiano e quelle di qui sopra. Tutto sommato è una delle più logiche, nel senso che è ancora legata alla percezione del quotidiano. Un altro tipo di analisi avrebbe comportato una visione del sole sopra il carro di Apollo. Se la visione trasmette attraverso i sensi quel tipo di sensazioni, io ricevo la convinzione che il sole è un essere vivente, anche se è assolutamente estraneo da ciò che la mia specie intende per essere vivente nel mondo quotidiano della ragione. È una deduzione soggettiva, derivata non solo da ciò che i sensi trasmettono in quella situazione al mio cervello, ma anche dall'elaborazione di quei dati e forse di altri che non sono in grado di descrivere. Non dal cervello che normalmente uso nel quotidiano, ma di qualcos'altro che, pur identificandolo col cervello, in realtà appartiene tutto al mio essere. Potrebbe essere che io voglia in realtà percepire il sole come un essere vivente ed uso l'alterazione della percezione come autoconferma? È difficile dare una risposta a questa domanda in termini logici, o quasi. Ciò che io so è che il fatto di percepire il sole come un essere vivente non procura in me nessun coinvolgimento, non provoca in me dipendenza né adorazione, soltanto la presa d'atto di una realtà. Come potrebbe tale consapevolezza incidere sul mio quotidiano? A parte togliere me stesso dal centro dell'universo, in nessun altro modo, se il sole è un essere vivente di cui sono diventato cosciente, lo era anche prima. E gli effetti su di me e sulla specie umana è esattamente la stessa di prima, quando non ero cosciente di ciò. Io percepisco un essere vivente, ma mi è talmente estraneo, e ciò che percepisco in massima parte mi è talmente estraneo, che se il sole non fosse un essere vivente mi farebbe lo stesso effetto. E le storie conosciute dentro la sua luce partono di fantasia. Eppure, quanto appena detto non è vero, perché il fatto di scoprire il sole come un essere vivente, pur non condizionando il mio comportamento, pone la mia attenzione nei confronti dell'essere sole in modo nuovo. Nei confronti dell'essere sole,
non del quotidiano. Tutto ciò è estremamente soggettivo. Appartiene a me e nulla cambierebbe se nel mondo del quotidiano io convincessi molte persone che il sole è un essere vivente. Diverso sarebbe se molti esseri umani, variando l'angolo della propria percezione, diventassero coscienti che sono un essere vivente. Ciò avrebbe come risultato quello di darmi la conferma della correttezza della mia percezione o di aspetti di essa e dei risultati raggiunti. Ma posso cercare la mia certezza dell'oggettività nella percezione della mia soggettività, nella soggettività di altri esseri della mia specie? È come dire, Dio esiste perché quasi tutti gli esseri umani credono che esista. Cercare la certezza della propria incapacità nell'incapacità di chi ci circonda. No, grazie. D'altro canto, se una cosa è vera, perché non viene comunemente riconosciuta come tale? Ci sono molte ragioni per affermare. Primo, la percezione alterata è un fatto puramente soggettivo, pur agendo nell'oggettività. Due, il giudizio risultante dalla percezione alterata è soggettivo, dunque o oggettivamente falso o socialmente ininfluente. Tre, ciò che si percepisce non esiste. È falsa dunque la mia percezione? No. È irrilevante nel mondo del quotidiano, non influisce sui comportamenti degli esseri della mia specie. Se il sole nella mia visione avesse detto io sono il Signore protettore dell'umanità, ciò sarebbe stato molto diverso. Nessuna differenza col Dio dei cristiani e la realtà. La mia visione non mette in discussione l'ordine costituito se non per negare credenze a priori dei cristiani. Mi permette però di comprendere il perché della nascita, anticamente, di religioni basate sull'adorazione del Dio Sole. Se la visione in me non suscita sottomissione, probabilmente l'ha suscitata in altri qualche migliaio di anni or sono, o meglio, qualcun altro pensò di utilizzarla per creare sottomissione. E chi dice che non sia possibile andare ancora oltre nella visione? Ci sarà sempre il dubbio che ciò sia pazzia, sarà sempre la certezza che ciò è soggettivo, anche se è conoscenza. Dato questo modo di vedere le cose, oltre a quello della realtà quotidiana, nessuno è in grado di dimostrarmi che il mondo della realtà quotidiana è quello reale, per cui non posso fissare l'attenzione nell'uno negando l'altro, ma debbo mantenere un equilibrio fra le due percezioni del mondo, o più di due. Il mondo del quotidiano della ragione è quello agli esseri umani più funzionale in questo momento storico, meglio al loro comando sociale, ma non più reale perché la mia pazzia mi indica l'accesso ad un'altra realtà, di ordine soggettivo, finché vogliamo, ma un'altra realtà. E proprio questo dimostra come anche la realtà del mondo quotidiano della ragione sia una realtà soggettiva, anche se comune ad una grossa parte della specie umana. Il fatto che quasi tutti gli esseri della specie umana proclamino il mondo del quotidiano come mondo reale, reale questo modo di percepirlo, è solo perché ad essi è più funzionale che così sia, non perché ciò sia, ma perché così deve essere. Costoro soggettivano la loro soggettività e trasmettendola, imponendola di generazione in generazione, la spacciano per unica. Eppure è dimostrato, anche se in questo momento non ho prove da citare sotto mano, che alcuni animali percepiscono raggi infrarossi e raggi X, come i pipistrelli usano un radar ultrasonici biologici, che alcuni animali sono sensibili all'arrivo di terremoti, che i bambini miopi, relazione del 21/08/1990 al congresso dell'Associazione degli Scienziati Britannici a Swansea, sono mediamente più intelligenti dei loro compagni con occhi normali, maggiore o diversa stimolazione continua attraverso la vista. Con altri dati sotto mano potrei continuare con altre stranezze animali nell'affermare aspetti insoliti del mondo quotidiano della ragione. Se la materia si trasforma in energia, l'energia vitale in materia, perché io debbo necessariamente fissare la mia attenzione sull'aspetto della materia? Per quale motivo, se non per il fatto che ciò è assolutamente conveniente? Ciò che è socialmente conveniente o imposto non è ciò che è vero o ciò che conduce al vero, non necessariamente. Inoltre, ciò che è socialmente conveniente è ciò che è a me conveniente. La convenienza sociale coincide con la convenienza soggettiva. Se io non mi allineo alle convenzioni, ci sono pronti i manicomi e le galere. Ma se io mi allineo senza difese, non è per caso che io ci rimetta molto di più? Ovviamente serve prudenza.
Ammettiamo che la mia percezione del sole e l'interpretazione da me data sia corretta. Si potrebbe dedurre, attraverso una sequenza logica, che tutti gli esseri viventi della natura siano anch'essi pezzetti di sole, o più precisamente, siano formati della stessa sostanza capace di diventare coscienza. E, se la coscienza del sole può esistere senza un corpo biologico, anche se comunque ha un corpo fisico, nulla mi impedisce di ipotizzare che qualora il mio corpo morisse, quel pezzetto di sole che sta dentro di me diventi autonomo. In quel momento io divento come il sole, o se preferite divento un dio. Anche la religione cristiana afferma dell'esistenza della vita oltre la morte, niente di nuovo. È vero solo in parte. In primo luogo la religione cristiana non è in grado di dimostrare l'esistenza del suo Dio. Non perché il discorso sia difficile, ma semplicemente perché questo non esiste. In secondo luogo, vedi il fallimento della scolastica, fra parentesi, In secondo luogo il suo credo è una deformazione di religioni solari e misteriche. La sopravvivenza dell'anima è una rapina del credo dei greci, in quanto Gesù non credeva nella vita oltre la morte, come affermava Marco nel suo Vangelo, alle quali ha rubato la forma esteriore per mettere in ginocchio milioni di individui e trafficarli in schiavi. Inoltre, questa pretende, dopo la morte mia, di far dipendere il Dio che ho sviluppato dentro di me dai capricci di un imbecille che pretenderebbe di farmi soffrire nel fuoco eterno. Ma se così fosse, visto che ad altri non posso dimostrare come soggettivamente non sia, a me se non concesso, gli faccio sputare sangue o energia prima che ci riesca, o almeno ce la metterò tutta. Anche la realtà oggettiva del resto è molto soggettiva. Quando Platone, citando Protagora, dice che nel percepire una cosa possono esistere più percezioni a seconda della soggettività, e pur non considerando false tutte le percezioni, dice che una è migliore delle altre, ammette di fatto l'esistenza della soggettività nella percezione. Nulla esclude l'esistenza di migliori percezioni della migliore concepita. Ciò che non dice è che ci siano percezioni diverse dall'oggetto percepito a seconda del modo in cui il soggetto si rapporta con l'oggetto. Ad esempio, un violino ha un notevole numero di caratteristiche atte a qualificarlo. Si può ipotizzare che di molte caratteristiche non si possono parlare, perché non ha organi per percepirle. Altre ancora perché i miei organi di senso sono addestrati, condizionati, a percepirne solo alcuni aspetti. E poi c'è il rapporto fra principale e secondario nella mia scala valutativa delle caratteristiche del violino a cui concedo l'attenzione. Anzi, alcune di queste caratteristiche saranno talmente secondarie alla mia valutazione soggettiva da non prestar loro la minima attenzione. Stradivari invece la presterebbe. Come se non esistessero. Di quel violino, come di qualsiasi altro oggetto, sia semplice che complesso, esiste una risultante di tutte le sue caratteristiche, sia che noi le definiamo, sia che non le definiamo, o che non siamo in grado di definirle, tale che riuscendo a considerare quella, consideriamo l'oggetto in quella posizione di spazio-tempo e proprio per quel che è, la sua noumenia. Ebbene, con i nostri cinque sensi ciò è praticamente impossibile, eppure, dato un oggetto, si può ipotizzare che ciò esiste, in quanto gli oggetti esistono per ciò che sono e non per ciò che appaiono a me. Io sono in grado di definire quel violino per le caratteristiche che appaiono a me, ma non sono in grado di definire quel violino per ciò che è realmente. Per questo la realtà del quotidiano è sempre soggettiva. Anche il mondo dei numeri e della logica matematica è soggettivo. Cosa sarebbe stato se l'essere umano, anziché avere 10 dita, ne avesse avuto 5 o 6? Con i numeri si può definire qualche cosa di semplice o di complesso, ma non si può con essi concepire il nuovo. Venne dimostrato matematicamente che il più pesante dell'aria non avrebbe potuto volare. Dopo che il più pesante dell'aria volò, con i numeri, qualche diagramma e qualche angolo, la matematica poté capire perché volava. La matematica può definire l'esistente e il concepito, non introdurre il nuovo. Pertanto il suo uso è limitato e soggettivo. Se si parte dal presupposto che ognuno nella realtà tende ad afferrare l'aspetto che più gli si confà, allora è necessario agire sui sensi che afferrano l'oggettività. Per un aspetto afferrato, quante centinaia sfuggono? Sono i sensi che, rapportandosi col mondo circostante, ci permettono di scegliere fra più opzioni per la soddisfazione dei bisogni. Sollevato il velo di Maya,
si ritrova un altro velo di maya. Come una cipolla, dopo una foglia c'è una foglia, fino al nocciolo, e quando tutta è stata sfogliata, ci si accorge come in ogni istante si è sempre guardata la cipolla. Questo è l'inganno di Maya. Noi vediamo la realtà com'è, senza vederla realmente, ma considerando solo come ci appare. La ricerca della realtà non è altro che la ricerca degli aspetti che nella realtà del quotidiano tendiamo a scartare perché non sapremmo cosa farcene. Eppure, ad ogni nuovo aspetto afferrato, noi diventiamo più ricchi. Ad ogni velo di Maya sollevato, noi diventiamo più potenti. Ogni volta che solleviamo un velo, coltiviamo il potere di essere e il piccolo Dio dentro di noi cresce fino a diventare autonomo al momento della morte del corpo fisico. Questo era alcune considerazioni su alcuni aspetti della percezione. E tutto questo trattato in pratica sta a dire questo: qualunque cosa noi valutiamo, qualsiasi cosa noi trattiamo, è sempre un argomento soggettivo. Però il fatto stesso di metterci volontà, di metterci determinazione nel trattare le cose, scusate un attimo, metterci determinazione nel trattare le cose, questo ci trasforma. Dunque, l'importante è il nostro sforzo di espandersi, il nostro sforzo di superare continuamente l'apparenza e l'illusione. Lo sforzo è quello che in realtà ci costruisce. Dopodiché, superata l'illusione del momento, abbiamo davanti a noi un'altra illusione. Però è lo sforzo l'essenza stessa di quello che ci costruisce. Per cui anche se noi passiamo di illusione in illusione, l'ultima cosa che noi facciamo è costruire il corpo luminoso. Andiamo avanti con il secondo argomento di oggi, che è un po' più corto, e questo appartiene alla mia visione. Nascita e coscienza di esseri slegati alla vita animale e vegetale. Questo è un trattato scritto nel 1990, e è uno dei pezzi che mi hanno costruito come pagano, e sono qui pezzi di passaggio, anche quello della percezione dell'essere sole, ma poi ci sono altre percezioni che intervengono. Nascita e coscienza di essere slegati alla vita animale e vegetale. Che cosa vede un essere umano quando osserva un violento temporale e lo schiocco dei fulmini? L'uomo normale vede uno spettacolo tale da trasmettergli il senso della grandiosità, immagine capace di provocare nell'osservatore sentimenti di paura, stupore, piacere, e chi più ne ha più ne metta. Se l'essere umano, spostando l'attenzione, può assistere all'incredibile numero di piccole vite, spesso insetti e unicellulari, più raramente esseri più grandi, spegnersi, uccisi in quell'immane scontro loro imposto dalla natura. Eppure questi si sono evoluti utilizzando anche quell'elemento dell'oggettività, della loro lotta di adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Scusate, ma c'era anche una zanzara. Questo appartiene alle regole della natura. Regole apparentemente crudeli solo per coloro che ritengono lo scontro elemento negativo dell'esistere. Costoro probabilmente hanno già perso l'occasione per effettuare il passaggio. In realtà, regole della natura venute formandosi nel suo processo di adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Tutte le specie nel corso dell'evoluzione imparano a difendere se stesse, per cui lo scontro emergente dal rapporto fra un soggetto ed un evento della natura non rappresenta un dramma, ma una sfida nella vita. Tutto questo preambolo, sciocco ed inutile, per girare intorno al nocciolo della visione. In qualsiasi evento della natura, se vogliamo, dell'esistente, possiamo trovare un numero infinito, almeno per noi esseri legati al piano della ragione, di sfaccettature sulle quali poggiare la nostra attenzione. Su quelle sfaccettature, poggiare l'attenzione ed entrarci, scoprendo in ognuna di esse un universo mai né pensato né considerato. Nel corso di una visione, fra lo scorsiare dei fulmini di un temporale, piccole forme presero a muoversi e a pulsare, vivere, o se vogliamo, ad esistere. Per effetto della tensione, questa è la mia lettura del fenomeno, provocata dall'evento, energia vitale immota è diventata coscienza di sé,
iniziando un percorso evolutivo. Scusate un attimo solo che sistemo una faccenda qua. Pronto? Pronto? Sì? Sì, ti sento. Intanto ti faccio gli auguri. Grazie. Per un buon anno. Pronto? Sì, pronto. Ascolta Claudio, dimmi tutto. io ho preso la trasmissione in questo momento e quindi io non so di cosa tu stia parlando, qual è l'argomento. So che la volta scorsa avevi parlato delle prime trasmissioni. Sì, questo è Natale. A Natale, sì, io purtroppo non l'ho presa e volevo capire di cosa ti sento male. Sì, anch'io ti sento malissimo. Ma riesci a capire Sì, almeno? ti sento benissimo. Ascolta, di cosa stai Sto trattando? leggendo il libro dell'Anticristo. Ah, non è che parli delle prime No, trasmissioni. no, no, no. Ah, era uno, diciamo che è stato per quel giorno e basta? Esatto. Sto facendo alcuni discorsi su alcuni aspetti della percezione che ho già finito di leggere. Sono arrivato a metà di nascita e coscienza di essere slegati dalla vita animale e vegetale. Pronto? Non ho capito niente. Allora, ho fatto un discorso su alcuni aspetti della Di percezione. alcuni aspetti della percezione? Esatto, che fa parte del libro dell'Anticristo. Sì. Sì. E poi stavo leggendo in questo momento, solo che mi sono fatto un po' coinvolgere dal telefono, nascita e coscienza di essere slegati alla vita animale e vegetale, spiriti per esempio. Da quando è che è iniziata la trasmissione? Alle 7. Ah, purtroppo ho perso. Comunque non ti preoccupare, un giorno ti farò avere la cassetta. Sì, Comunque ascolta. se ci vediamo, se vieni a Treviso, Sì. tipo ti regalerò un libro. Vai Ah, tranquilla. sì, ti ringrazio. Ciao. Ascolta, Dimmi. ascolta. Vabbè, allora sento il resto della trasmissione, cercherò un po' di Va capire. bene. Anche per quanto riguarda. Sì, ascolta Sei una molto. cosa, Dimmi. mi senti? Sì, ti sento. Vabbè, senti, io metto giù e. Va bene, io continuo la lettura. Esatto. Anche per. Ah, sì, comunque dal libro dell'Anticristo dici, no? Ecco, bene, allora ci risentiremo. Ci sentiremo. Ciao, Buona Francesca. giornata, ciao! Grazie, giornata e tanti auguri. Grazie, Ciao. grazie, ciao, ciao. Allora, amica Francesca, io ho preso sul telefono, non devo metterlo su, però sono contento di averti sentita. Ti faccio tanti auguri per il nuovo anno, come li faccio a tutti i radioascoltatori. E quello che sto leggendo è nascita e coscienza di essere slegati alla vita animale e vegetale, che è una mia visione che ho avuto negli anni 90, e quando ho visto la nascita di esseri spiritici, cioè praticamente nella natura esistono degli esseri che nascono e si sviluppano a livello spiritico. Vado avanti riprendendo un po' prima. Nel corso di una visione, fra lo scrosciare dei fulmini di un temporale, piccole forme presero a muoversi e a pulsare, a vivere o se vogliamo ad esistere. Per effetto della tensione, questa è una mia lettura del fenomeno, provocata dall'evento, l'energia vitale immota è diventata coscienza di sé, iniziando un percorso evolutivo. Da 10 anni so con assoluta certezza, certezza soggettiva, che la nascita di essere di sola energia vitale ad ogni evento cosmico, come la formazione di stelle o tutto ciò che coinvolge tensioni di grandi masse di energia vitale, quello che non sapevo era la nascita della nascita di essere di sola energia vitale sulla superficie del nostro pianeta. Ogni evento che provoca tensione sul pianeta, temporali, tempeste, maremoti, terremoti, eruzioni vulcaniche, eccetera, implica quasi sempre la nascita di esseri di sola energia vitale, indipendentemente dagli esseri biologici morti in quell'evento. All'inizio dell'interpretazione della visione ero convinto si trattasse della nascita di esseri luminosi come conseguenza dell'abbandono della coscienza di sé, dei corpi fisici, da parte di esseri biologici. Ma gli esseri biologici, trasformatisi in esseri luminosi, sanno cosa fare. Anche se non ricordano nulla della precedente vita, la trasformazione di esseri biologici in esseri luminosi
implica il raggiungimento di un potere di essere tale da consentire all'essere stesso di disporre di un campo energetico sviluppato attraverso le sfide della specifica vita biologica. Il campo energetico degli esseri nati in quel temporale era molto più piccolo di quello di un battere. Non sapevano cosa fare, si muovevano come ciechi, privi di conoscenza, piccoli, come un campo energetico talmente debole da soffrire della vicinanza convulsa dei campi energetici degli esseri biologici microscopici della natura. Praticamente immortali, si affacciavano sulla soglia della loro via la conoscenza e la consapevolezza. Non si riproducono, si espandono sulla mente. Come una mantide, percorrendo la sua via la conoscenza e la consapevolezza, si priva di volta in volta delle sue pelli, trasformandosi fino ad abbandonare l'ultima, diventando un essere luminoso e, come un essere umano si trasforma in essere luminoso attraverso una serie di trasformazioni, così anche gli esseri nati da quel temporale iniziarono la sequenza delle trasformazioni senza mai diventare esseri biologici della natura. Questo piccolissimo trattato, che fa parte della quarta parte del libro dell'Anticristo, ed è come l'Anticristo... come l'Anticristo vede il mondo circostante, la lettura dell'Anticristo del mondo circostante, è importantissimo. Perché questo? Perché ci dice che la vita biologica non è un solo modo per costruire la coscienza e la consapevolezza, ma ce ne sono anche altri modi. E il modo di sola energia vitale può permettere di costruire la coscienza e la consapevolezza, indipendentemente dal fatto di essere stati esseri della natura. Questo ci permette ancora di più di levarci dal centro del mondo, ci permette ancora di più di levarci dal dire noi siamo i padroni del mondo, noi siamo creati da Dio, perché in qualsiasi momento, ogni volta che c'è un temporale, un nubifragio, un maremoto, un terremoto, un vulcano che esplode, nascono esseri di energia. Ogni volta che schiocca un fulmine, nascono esseri di energia, a volte di più, a volte di meno, a volte le condizioni sono funzionali, a volte non lo sono. E questi esseri cominciano il loro cammino di trasformazione sviluppandosi un po' alla volta, di volta in volta. Hanno tempi diversi dei nostri, hanno via la consapevolezza diversa dei nostri, però ci sono. E nel paganesimo romano, nel paganesimo che io vi sto dicendo, questi sono i lemuri. Cioè sono esseri di energia che a un certo stadio del loro sviluppo cercano anche di avvicinarsi a essere biologici per due ragioni fondamentali. Primo, perché vanno alla ricerca della conoscenza, vanno alla ricerca del sapere. E secondo, perché gli esseri biologici ogni volta che fanno un'azione rilasciano dell'energia. E quell'energia che noi rilasciamo ha un sapore diverso dall'altro, per cui questi lemuri si avvicinano e a volte rompono anche le scatole, però si possono mandare via con niente, insomma, non c'è nessun problema. Non creano normalmente problemi. Ed è importantissimo perché questo ci porta a staccare ancora di più sia il paganesimo che la stregoneria dalla visione cristiana. Cioè, se i lemuri nascono continuamente, se gli esseri di energia nascono continuamente, non esiste una creazione all'inizio dell'universo, ma esiste un divenire continuo, una trasformazione continua di ciò che esiste. E andiamo a terminare il libro, la quarta parte del libro dell'Anticristo, con una domanda per gli psichisti, ed è importantissimo questa, perché un psichista, quando comincia il cammino, ha una quantità di sentimenti pazzesca. Cioè il terzo stadio di sviluppo della specie umana è caratterizzato da un sentire il mondo, da un essere travolti dal mondo in modo fortissimo. La domanda per i psichisti. Presupposto: nel secondo mondo dell'essere umano c'è la formazione dell'essere attraverso la manipolazione dei sentimenti e della forma. Nel terzo mondo dell'essere umano dovrebbe avvenire un processo attraverso il quale i sentimenti si trasformano in conoscenza e la percezione della forma o percezione dei fenomeni in percezione della numenia o degli oggetti in sé. Dovrebbe avvenire un processo attraverso il quale parte dei sentimenti si trasformano in conoscenza e parte della percezione della forma in percezione della numenia. Dovrebbe avvenire un processo attraverso il quale accanto ai sentimenti si sviluppa la conoscenza e parallelamente alla percezione della forma la percezione della numenia. L'uno sembra avere una relazione con l'altro.
Sentimenti e conoscenza sono elaborazioni della percezione in stadi diversi dell'evoluzione dell'individuo. Forma e numenia appartengono al percepito e sono diverse modalità attraverso le quali l'oggetto viene percepito dal soggetto. La domanda consiste in questo: quanto sentimenti molto forti e molto marcati possono influire sullo sviluppo della conoscenza? Quanto la passione e il coinvolgimento emotivo dell'individuo nel secondo mondo può favorire o ostacolare lo sviluppo della conoscenza e della percezione noumenica del circostante? Ancora, quanto l'attaccamento soggettivo alla forma o comunque al percepito nel secondo mondo può influire nello sviluppo della percezione della noumenia degli oggetti? Essere appassionati e coinvolti nel mondo circostante o essere eremiti o distaccati? Quale dei due atteggiamenti nei confronti del circostante può favorire lo sviluppo della conoscenza e della percezione noumenica al passaggio dal secondo mondo della percezione umana al terzo? La risposta più ovvia appare quella secondo cui l'ingresso nel terzo mondo avviene soggettivamente e personalmente per ogni individuo della specie umana. Ogni individuo si affaccia al terzo mondo con il proprio bagaglio formato nel secondo mondo, più o meno come il feto si presenta alla vita fisica autonoma con il proprio bagaglio fisico formato nella pancia della madre. Tanti sono i modi di porsi e i modi di essere. Ogni variazione comporta difficoltà, ma ogni intervento, ogni impostazione ha vantaggi e svantaggi. La differenza di questo e quello non è determinata esclusivamente dalla soggettività, ma dal rapporto dialettico oggettività-soggettività, dove date cause oggettive, svantaggi soggettivi apparenti, possono rivelarsi vantaggi e viceversa. Forse anche attraverso questo si produce la selezione naturale della specie. Ogni cacciatore di conoscenza e consapevolezza su questo deve concentrare il proprio vedere e la propria percezione. Le variazioni sul tema sono infinite e non vorrei trattare i sentimenti come l'ombroso tratta la fisionomia. Non credo possa essere concepito nulla di più squallido. In ogni caso, sentimenti molto vivi nei confronti del mondo circostante portano a sviluppare nel terzo mondo il desiderio della trasformazione dell'oggettività, col pericolo di trovarsi in condizioni conflittuali col circostante, mentre si è soggettivamente molto deboli, almeno per quanto riguarda il mondo della ragione. Mantenere un atteggiamento di distacco nel secondo mondo permette di accedere al terzo mondo molto più corazzati per affrontare gli attacchi dell'oggettività, ma si rischia di essere corazzati anche per quanto riguarda la trasformazione dei sentimenti in conoscenza. C'è la tendenza a chiudersi ed arroccarsi nei sentimenti come se questi fossero il nobile e il sublime. Vantaggi e svantaggi. Soltanto la soggettività del cacciatore di conoscenza e consapevolezza può decidere adattandosi soggettivamente alle variabili oggettive. Io, scusate un attimo ancora, a questo punto ho concluso la lettura della quarta parte del libro dell'Anticristo. L'amica Francesca che ha telefonato, voglio dirgli questo. Il giorno di 25 dicembre ho fatto una trasmissione in cui ho ripreso sì, la prima trasmissione che avevo fatto all'inizio a novembre del 1996. Dopodiché però sono andato avanti e ho parlato di Adone e di come i riti gesuisti, quei riti che dopo diventeranno la loro depravazione, andrà a costruire il cristianesimo. In realtà siano riti derivati dai riti misterici di Adone e sono andato a fare un trattato su quello e poi ho parlato di varie altre cose, ho parlato delle festività pagane, di alcune festività pagane in quei giorni. Questa è stata la trasmissione del 25 dicembre. Oggi ho ripreso la trasmissione a parlare della trasmissione dei vari paganesimi, parlando del paganesimo, mi sembra lettone, sì. E ho ripreso alcune immagini del sentiero d'oro della Devotio, immagini che comunque continuerò ad elaborare, anche perché quelle immagini, la loro elaborazione,
alla fine, quando avrò finito, sono circa 200 immagini, io sono arrivato a 63 a commentare circa. Quelle immagini dopo diventeranno parte del libro del Sentiero d'Oro, per cui quei commenti diventeranno parte integrante del Sentiero d'Oro. E dopo oggi, vabbè, ho fatto tutta la rassegna stampa, sono arrivati gli amici, è arrivato Alberto, è arrivato Gian, è arrivato Giampaolo, è arrivato Marco con la famiglia, Gian con la famiglia, che ringrazio moltissimo di essere venuti perché mi ha fatto un sacco di piacere, per cui mi ha fatto un po' di rassegna stampa e un po' di chiacchierata generale, insomma. E stasera abbiamo finito la quarta parte del libro dell'Anticristo. So benissimo che oggi è una festa e poche persone mi hanno seguito, però per me è una cosa abbastanza normale, insomma, fare la trasmissione anche un giorno di festa. Mi spiace per chi non mi ha seguito, però io, Francesco, se verrai sulla conferenza che teniamo a Treviso, ti farò avere un libro dell'Anticristo, insomma. Ormai l'Istituto Mediterraneo ne ha stampati parecchi anche a buon costo, cioè bassissimo, insomma. Cioè, non è importantissimo, anche se li hai persi. Tutto quello che hai seguito finora è sufficiente per riprendere un po' tutto. La quinta parte del libro dell'Anticristo, vi ricordo, è la menzogna cristiana sulla realtà di Dio. In realtà è un commento a una ventina di punti tratti dalla Critica della ragion pura di Kant, dove si va a dimostrare come l'esistenza del Dio cattolico e del Dio cristiano non è mai esistita, cioè non esiste nessuna dimostrazione che esista Dio, però si è giocato sui sentimenti, si è giocato sull'educazione per imporre Dio. E dalla prossima volta, al prossimo giovedì, comincio la lettura della quinta parte, che tutto sommato è abbastanza breve, un paio di trasmissioni penso di finirla. Finito questa, ci sarebbe la sesta parte del libro dell'Anticristo, che però ve la risparmio perché è Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Inizialmente era la quinta parte come commentario al Vangelo di Marco. Dopo invece è cominciato a metterci il commentario di 10 punti comuni ai vari Vangeli, un commentario di confronto fra il Verbo di Giovanni e il testo di Giovanni Apocrifo, del Vangelo di Giovanni Apocrifo. Poi è tornata la relazione fra Gesù e i farisei messi nei comportamenti della Chiesa Cattolica, cioè è diventato un libro a sé e anche un libro abbastanza corposo. Non penso che ve lo farò, ve ne farò un altro, non so, penso che farò la lettura del Sentiero d'Oro o qualcos'altro. Quello che voglio parlare adesso è della conferenza che terremo a Treviso il 7 febbraio. Il 7 febbraio a Treviso, in Corso del Popolo, adesso un palazzo Uniego, credo, una roba del genere, terremo la conferenza sul paganesimo politeista e stregoneria, però non so il resto del titolo della conferenza. Mi è stato detto, ma non me lo ricordo più, non ho fatto tempo a segnarmelo. Dalla prossima volta che c'è anche Francesco vi daremo tutti i dati possibili e immaginabili. La conferenza terrà la stessa traccia della conferenza che abbiamo tenuto a Vicenza il 28 giugno. Perché questo? Perché si tratta di una conferenza in 45-50 minuti, circa meno di un'ora comunque, di esposizione, di riuscire a delineare tutto il quadro generale, tutto il quadro completo del sentire pagano, cioè della filosofia pagana. In altre parole, in 45-50 minuti vi diamo il quadro generale del paganesimo. Tratteremo praticamente 8 punti fondamentali: la creazione nel paganesimo politeista, il concetto della vita e la morte, il concetto di divino come negazione del Dio cristiano, cioè in contrapposizione al cristianesimo, l'essere assolutamente necessario, l'orrore della concezione religiosa cristiano-cattolica, il circostante come coscienza, i riti in stregoneria mezzo per fondare la libertà e il paganesimo politeista come religione. Vediamo un attimo. Pronto? Pronto? Sì? Ciao Claudio. Ciao, dimmi, sei? Claudio? Dimmi. Per telefono, prego. No, diretto, dai. Ascolto spesso una trasmissione di Mario Bacchiega, del dottor Mario Bacchiega, su Rete 9, della televisione. Sì? Parlo un po' più forte che non sento.
parla, fa un orario alla sera. Sì. Di volevo sapere se lo conosci, cosa ne pensi, perché ho trovato una teoria molto interessante sulla dice che Gesù Cristo non sia morto in croce, bensì sia stato tolto giù ferito e poi abbia proseguito a pellegrinaggio e sia venuto a morire in Francia, mi pare. Sì, ma guarda, di trasmissioni di roba del genere, che nel genere di teorie ce ne sono un miliardo, capisci? Cioè, noi neanche vogliamo fermarci a quello che è ufficiale, perché se no non finisci mai di inseguire le cose diverse. Pronto? Ho capito. Cioè, esistono migliaia di teorie, di variazioni, capisci? Che però a un certo punto, se li insegui tutte, rischi di fare lo studioso, l'archeologo. Ho capito. Conosci la persona no, di Bachiega? Me ne hanno parlato un sacco di questa trasmissione, ma non sono mai riuscito ad avere il tempo per guardarla. Lo trovo penso anche questa sera, alle 8:30. Alle 8:30 su Rete 9. Cercherò di dargli un'occhiata. Io, sai perché mi piace? Mi sembra abbastanza lineare, anche attira come discussione così, sì. Parla in maniera che piace, ecco. Ho capito. Per esempio ha detto che la persecuzione che hanno fatto i cattolici, l'inquisizione, sì? È durata 500 anni, mentre quella di Hitler contro gli ebrei, pur grave, è durata solamente 5 anni. Sì, sì, ma infatti... Quindi dice che è molto peggio loro. A me indubbiamente sono d'accordo su questo. Sono d'accordo anche perché Hitler bene o male ha fatto fuori immediatamente le persone, cioè è stata una roba atroce nell'arco di tempo molto debole. Mentre invece ciò che hanno fatto i cristiani è stato incidere sulla vita delle persone anche che non hanno ammazzato. Ci hanno messo in ginocchio chi non si poteva difendere. Sì, sì, sono d'accordo. Questo è atroce. Va bene. Ciao. Auguri. Ciao. È vero tutto questo. E stasera vedrò di vedere la stessa trasmissione, mi hanno parlato un sacco di volte, ma non sono mai riuscito a trovare il tempo e il modo di guardarla. E andiamo avanti ancora, sempre in questa conferenza parleremo del circostante come coscienza, i riti in stregoneria mezzo per fondare le libertà e il paganesimo politeista come religione. Proviamo un po' ad accennare a alcune cosette senza anticiparle più di tanto, no? Il circostante come coscienza e il paganesimo politeista è il circostante, per il paganesimo politeista il circostante è formato da coscienze il cui fine è proseguire nella sequenza dei mutamenti. Il bisogno che spinge l'azione delle coscienze determinando la direzione è libertà. La libertà è coscienza divina in sé, calata in ogni coscienza, è divino nei divini. In pratica quello che vi abbiamo detto fino ad oggi, in tutte le trasmissioni che ci avete seguito, pur parcellizzando le teorie e le idee, la cercheremo di esporle nell'arco di un 45 minuti circa, 50 minuti adesso i tempi, e dopodiché daremo il via alla discussione, al dibattito pubblico. L'entrata sarà chiaramente gratuita, e niente, uno viene, si siede, ascolta e dopo se vuole intervenire, se vuole discutere. Chiaramente partecipare a una conferenza del genere, cioè discutere, io sono disponibile a accettare qualsiasi tipo di discussione, però le persone devono sapere che io sono determinato, così mi aspetto anche da parte loro, no? Cioè se uno vuole contestarmi lo faccia tranquillamente, cioè, non c'è problema, però saprà che da me ha una reazione proporzionale. Cioè, se uno mi contesta e mi afferma che il Dio dei cristiani non è il Dio assassino, è chiaro che là si imbastisce una discussione durissima. Cioè, perché per me dare dell'assassino al Dio dei cristiani è una questione di rispetto. Cos'è che io non ho? Io non ho sottomissione per nessuna gerarchia. Io non considero un prete o un vescovo delle autorità sociali, non lo sono, cioè non sono delle autorità giuridiche, non hanno effetto giuridico, sono solo dei pretesi, sono delle robe vecchie, per cui io non ho sottomissione per nessuno. Per cui chiunque venga e vuole discutere per me mi va benissimo e sa che da me avrà determinazione dal punto di vista ideale, dal punto di vista del pensiero, però lui può intervenire, insomma.
chiaramente non, cercherò di non fissare il discorso solo su un argomento, ma cercherò di dare la parola un po' a tutti e di abbracciare l'intero arco degli argomenti, l'intero arco delle cose. Detto questo, e vi invito a partecipare, se avete voglia, a questa conferenza. Ricordo sempre che i pagani non possono convertire nessuno, proprio per la scelta che hanno fatto. Possono solo lanciare messaggi a chi è uguale per loro, è uguale fra di loro, e a chi sente il mondo in maniera diversa, a chi percepisce cose diverse, a chi ha sentimenti in maniera diversa da quello che è normalmente imposto, normalmente inteso, però non possono convertire nessuno. Cioè, se voi siete in ginocchio, io non posso fare niente. Davanti alla fede e davanti alla violenza fisica, il paganesimo e la stregoneria non hanno nessuna possibilità. Francesco direbbe: davanti alla violenza noi resistiamo. In realtà io sono più propenso a dire: davanti alla violenza noi ci arrendiamo, noi ci ritiriamo. Però chiaramente sono scelte soggettive. Davanti alla violenza fisica non esiste nessuna possibilità di dialogo. Davanti alla fede acritica non esiste possibilità di dialogo. Perché se una persona è convinta che il Gesù di Nazareth ufficiale, parlo dei Vangeli ufficiali, dica di amare i suoi nemici, quando nei Vangeli ufficiali si insegna a sgozzare i nemici, chiaramente davanti all'evidenza continua ad affermare quelle cose, chiaramente ha una sua visione soggettiva, ha un suo modo di rapportarsi con una storia, con una descrizione, e quello non lo smuove, quello è condizionamento educazionale, per cui è inutile che io mi scontri con chi ha una fede, con chi ha delle determinazioni precostituite. Per cui ricordo sempre: davanti alla violenza fisica e davanti alla fede acritica, noi ci arrendiamo. D'altronde sappiamo che il cristianesimo è solo violenza fisica e fede acritica. Nessuno ha mai dimostrato a nessuno che esista un Dio, insomma, tanto per essere chiaro. È stato imposto, gli è stato raccontato le storie, gli è stato insegnato che fin da bambino doveva pensare a questo povero bambino Gesù che in una stalla era stato partorito, povero disgraziato. 250 milioni di bambini usati come schiavi in questo momento, 250 milioni, provate a scrivere i loro nomi uno dopo l'altro, 250 milioni. E ricordate che se non ci sarà il benessere in questi paesi, se le condizioni di vita non miglioreranno, il paganesimo non avrà nessuna possibilità, perché il paganesimo è percezione del mondo circostante. Dove non c'è benessere non ci può essere paganesimo. Non dico che tutti diventino ricchi, ma almeno benessere. Un ultimo argomento, un ultimissimo che mi sono dimenticato oggi. Mi è stato chiesto: nel paganesimo si può essere ricchi, si deve essere ricchi, com'è la ricchezza nel paganesimo? La risposta è questa: se un pagano non diventa ricco quando ha possibilità di diventare ricco, è un fesso. Cioè, la ricchezza si può costruire. Ciò che è immorale, ciò che non va bene, è il modo con cui si costruisce la ricchezza. Cioè, il modo con cui si costruisce la ricchezza è opinabile. Cioè, non accettiamo la violenza, non accettiamo il furto, la rapina, ma non il furto e la rapina di quello che va in banca, quello che si furba a livello sociale, che frega altre gente, che frega i più deboli, quello non lo accettiamo. Ma diventare ricchi quando è possibile diventare ricchi, star bene quando è possibile star bene, e proprio per il fatto di star bene, dare una mano al sistema sociale, dare una mano agli altri, proprio perché si sta bene, non perché si rinuncia alla ricchezza, questo è un imperativo dal punto di vista del paganesimo. Io qui ho finito. Vi ho finito di leggere la quarta parte del libro dell'Anticristo, comincerò l'ultima parte, mi fanno segno di smammare, giustamente hanno ragione anche loro, vi ringrazio di avermi ascoltato, sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediano Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Arrivederci e a risentirci la prossima volta. Giovedì prossimo, ricordo sempre, su Radio Gamma 5, su 94 FM, e buon anno a tutti e tanta felicità e tante cose belle.